E buongiorno mondo, anche oggi ci si sveglia con il freschetto. Ho già rimandato la sveglia una volta, ma oggi è il grande giorno dell'incontro tra me e mio fratello nel punto segreto che scoprirete oggi. E quindi è meglio che mi dia una mossa perché ho ancora tanti chilometri e soprattutto tante salite. Come avete visto, ho smontato la tenda come tutte le mattine, l'ho ritirata nelle borse come tutte le mattine, farò colazione come tutte le mattine, caricherò le borse sulle bici, secondo voi come? Come tutte le mattine e mi rimetterò in marcia, che oggi sarà il giorno dell'incontro con il fratellone Muriel. A dopo ragazzi. E si parte subito con una bella salita, giusto per scaldare le gambe. Oggi sarà tutta così. Pedala, Giappino, che altrimenti non arrivi. Pedala. Come ho scritto anche ieri su Instagram e come avrete notato dai pochi video, poche foto, questa zona qui non è che abbia molto da offrire a livello di paesaggi, perché è tutto boschi, pinete, salite. E vado avanti, senza far foto, senza far video. Accontentatevi, vi prego. Ciao, a dopo. Poi con queste strade dove c'è salita, dove sudi, discesa, dove c'è aria fredda perché ci sono 11 gradi, e metti l'antivento e togli l'antivento, e metti l'antivento. È un continuo, è un continuo. Pedala, Giappino, non fermarti sempre a parlare, cazzo! Ragazzi, sono quasi a TTC Neustadt. Mi sono fermato per prendermi due panini col formaggio fuso sopra e un brezel per pranzo, per merenda, quello che è. E riparto. Vado. Ho fatto appena, boh, penso 20 km. Si va, si pedala. Non so se ve l'avevo detto, ma col Puffo Burlone, il mio mitico van, qualche anno fa ero venuto a fare il giro della Foresta Nera ed ero passato anche di qua e avevo fatto una foto dei puffi esattamente davanti al municipio qua di Neustadt. E quindi andate a vedere il profilo del Puffo Burlone su Instagram. Mi raccomando, ci conto. Ciao ragazzi. Ragazzi, si continua a salire, mancano 23 km al punto di incontro. Adesso dovrei avere 7 km di salita, alcuni punti al 7-8%. Adesso siamo al 5 e poi una bella discesa e infine, giusto per godere, gli ultimi 4 km di salita piena, con una bella rampetta al 12%. Guardate che panorama, sono arrivato quasi sulla vetta della salita più difficile di oggi, manca ancora quell'ultima rampa da credo 1 km e dopo sarà quasi tutta discesa fino all'ultima rampa che mi porterà al punto di incontro con mio fratello. Guardato sulla mappa, lui è circa 8 km da me, quindi siamo molto vicini, molto vicini. Non so ancora se farmi una pausa a mangiarmi almeno un pezzo di pane, un brezel che ho comprato prima della discesa, così mi faccio la discesa tranquilla, o farla al fondo della discesa per farmi il fondo, per fare l'ultimo strappo con la salita al 15%, al punto che non sapete ancora.
ragazzi, mi sono fermato in questo bel parchettino di Furtlagen in Schwarzland, una roba del genere. Sono a 6,5 km dal punto di incontro. Tra poco ci sarà l'ultima salita massacrante, saranno 4 km. Mio fratello mi sa che arriva prima di me, perché mi ha scritto prima, era già più vicino, e quindi mangio un panino di quelli lì col formaggio che mi sono comprato stamattina. Parto al volo perché così arrivo puntuale anch'io. A dopo, ragazzi. Uè, fratello, ho visto la posizione, ma stai facendo la stessa strada che ho fatto io? Mi hai detto che saresti salito da un'altra. Ma quindi io ti aspetto qui o proseguo dritto verso la... Che ognuno se la faccia per conto suo, come era detto. Infatti, no, sono 4 km di salita adesso, da qua dal paese. Sì, vabbè, i primi due sono leggeri e gli ultimi due sono quelli tosti. Va bene? Go, go, Murielito, ci vediamo su. Pensavo di essere dietro mio fratello e invece è lui 3 km dietro di me, quindi pedalo così arrivo prima di lui, spero, e vediamo. Muriel, bello, simbolico il posto che abbiamo scelto, però sti ultimi 2 km al 10%, che scende al minimo all'8, sono devastanti. Vado che devo arrivare prima di te, perché mi sa che sei qua che ti sento col fiato sul collo. A dopo. Ehi, mucchina, per andare dove devo andare? Sono giusto di qua e questa è la salita che devo fare. Chi si sarebbe mai immaginato di trovarti qua? Guarda che bellino che sei. Ho provato. Io penso di aver già perso 3 kg in 2 giorni. Io no, condimi. Tu vuoi mangiare come maiale? Io non ho. Uno mangiamo come maiale. Io già ho finito tutto, oggi ho comprato. Io spero che ci sia qualcosa qui perché non c'è un cazzo neanch'io. E io ho appena mangiato, avevo preso. L'unica spesa, da quando sono partito, ho speso solo per il treno, un ghiacciolo da 1 euro, e oggi 4,50 euro di, ho preso, sai, il solito pezzo di pane col formaggio Philadelphia cotto nel forno di panetterie qua tedesche, un bretzel e un dolcino, e basta. Dai che spiana. No, non spiana molto, Muriel, non fidarti. E finalmente i due fratelli si sono riuniti alla sorgente del Danubio. Lì dietro c'è l'omino che piscia nella sorgente. Questo è Muriel, finalmente. E abbiamo scelto questo posto come simbolo dove parte il Danubio, partirà anche la nostra avventura per i prossimi 3 mesi. Ciao ragazzi! In cheeseburger, in bockwurst, in pommes frites, bitte. Cheeseburger dauert klein bisschen, gell? Ja. Ci siamo fermati per mangiare qualcosa, Muriel sta svenendo, mi sta insultando perché io ho scelto di prendere un hamburger ed era congelato e ci stanno facendo aspettare, sono passate già 10 persone davanti a noi e lui è nero, guardalo. No, dai, non so nulla. Al massimo svengo. Molto bene, 77 km fatti. Ci siamo fermati, abbiamo trovato uno spot per la tenda. Qua dietro c'è il fratellone che ho recuperato oggi. Sì, ma puzzi da fa schifo. Senti? Dice che puzza, ma ha ragione, ma lui non è che sia tanto profumato. Comunque adesso, se vedete che ho i guantini da maniaco, è perché sto per cambiare le pastiglie posteriori dei freni. Voi dite, perché non le cambiate prima di partire? Perché sapevo che erano quasi finite, me le sono portate dietro. Perché così ho fatto almeno sti 300-400 km per finirle e adesso sono finite del tutto, perché quelle discese che ho fatto ieri e oggi faccio manutenzione, tanto è ancora presto, poi proprio andiamo a mangiare, montiamo le tende e si va a dormire. Buonanotte a tutti!